Benvenuti alla terza pillola di Public Speaking. Sono Gian Vito, l'artigiano di emozioni e docente di corsi di Public Speaking and Social. In questo periodo di quarantena del coronavirus sto utilizzando il mio tempo per preparare un corso di Public Speaking da mettere online. Ed uno dei testi, fonte di ispirazione, è questo libro di Dale Carnegie, Come diventare un comunicatore eccezionale. Dale Carnegie, ricordo, conferenziere, formatore aziendale, uno dei personaggi più influenti nel mondo della comunicazione. L'argomento di oggi riguarda le tattiche del buon ascoltatore, perché ci sono alcune tattiche molto semplici che possiamo mettere in pratica nell'immediato. Come sempre, dobbiamo pensare a un contesto privato o professionale, dobbiamo entrare in relazione con una persona o iniziare una trattativa per concludere un lavoro o raggiungere un obiettivo. Ecco quindi alcuni consigli pratici per preparare un terreno efficace di gioco. Piccole regole che permettono a tutti noi di creare un contatto empatico molto forte. La prima cosa da analizzare è l'ambiente. Prima di entrare in gioco, devi capire l'ambiente dove avverrà il tuo incontro. Un ambiente caldo o freddo? Come è arredato? È un ambiente ordinato? Come è vestito il nostro interlocutore? Ogni elemento a nostra disposizione ci permetterà di comprendere quale tipo di comunicazione attivare, quali parole utilizzare, come rimanere in ascolto attivo. Il secondo, il telefonino. Il telefonino è il primo elemento di distrazione durante qualsiasi tipologia di conversazione, pubblica o privata o professionale. Il mio consiglio è quello di spegnere platealmente il telefonino appena si entra in una stanza dove sta avvenendo un incontro. Nulla è più fastidioso durante una conversazione di veder volgere lo sguardo verso il monitor che si accende mentre l'altra persona davanti a noi sta parlando, o peggio, doverlo spegnere quando inaspettatamente inizia a squillare. Spegni sempre il telefonino prima di qualsiasi appuntamento oppure mettilo in silenzioso. Rispondere al telefonino è maleducazione, ma soprattutto tutta la nostra distrazione interrompe il flusso dei pensieri che sono in circolo nella stanza in quel determinato momento. La nostra scrivania, qualora sia tu l'interlocutore che stai ascoltando una persona, tieni sempre la scrivania ordinata. Più che altro, in qualsiasi momento in cui terrai un colloquio, se la scrivania è disordinata, tenderai ad un certo punto a far cadere l'occhio su un documento e quindi a far fluire i tuoi pensieri in un'altra direzione, distraendoti. Altro elemento importante è l'ascolto attivo. Io ricordo quel giorno quando, durante un colloquio conoscitivo dove ero io, l'acquirente mi sono rilassato sulla mia poltrona con la testa all'indietro. Dopo 5 minuti mi sono reso conto che quello stato di relax mi aveva completamente distratto e allontanato dal mio interlocutore, e questo non mi è piaciuto. Mi rendevo conto di aver mancato di rispetto alla persona che avevo davanti e di averlo messo a disagio. Da allora, ogni volta che mi trovo dall'altra parte di un tavolo, che io sia cliente o fornitore, mi sporgo sempre in avanti. Rimango attento, in ascolto attivo, uditivo e visivo. Questo mette a proprio agio i nostri interlocutori. L'altro elemento è non confondere mai la simpatia con l'empatia. È uno degli errori più frequenti che facciamo inconsciamente. Quando simpatizzi, dimostri di essere dispiaciuto per quello che una persona sta pensando. Quando invece entri in empatia, vuol dire che in quel momento stai entrando nei panni dell'altro per provare ciò che l'altro prova. Ultimo, prendi appunti. Mostra interesse, sempre. Io uso solitamente la mia penna stilografica e ho con me, a portata di mano, sempre il mio blocco notes. Scrivere con una penna stilografica è un modo tutto diverso di concepire la realtà e la scrittura stessa, soprattutto oggi che abbiamo sempre un tablet e smartphone a portata di mano. Una penna stilografica rappresenta il rispetto della scrittura, il rispetto dell'ascolto e il rispetto del tempo. C'è un proverbio che dice che la differenza tra non avere tempo per qualcosa ed averlo si chiama interesse.
Quindi ti suggerisco di prendere sempre appunti. Io, per esempio, mi segno le parole chiave, le frasi brevi del mio interlocutore, i momenti incisivi. Dai miei appunti capisco le sue emozioni, il suo stato d'animo e quello sarà il ponte di collegamento che utilizzerò per entrare con rispetto nello spazio del mio interlocutore. Ricordati sempre che ascoltare è il primo passo per creare un collegamento vincente con tutte le persone con cui ti troverai a dialogare. La raccolta dei punti salienti ti permetterà di riassumere quanto sentito in maniera efficace e sintetica e metterlo in azione. Questi sono i primi sei consigli per essere o diventare un buon ascoltatore. Metterli in pratica, da come visto, non è poi così difficile. Ci vuole solamente pratica, costanza, perseveranza e tempo. Rispetta sempre il tempo necessario per raggiungere i tuoi obiettivi, per essere un comunicatore eccezionale. Ora che sei arrivato alla fine del video, ricordati di cliccare un mi piace, iscriviti al canale YouTube per usufruire dei miei contenuti in maniera totalmente gratuita. Gianvito, l'artigiano delle emozioni, infotainer e mentalista e docente di corsi di public speaking, ti saluta. Ci vediamo alla prossima puntata e come sempre, buio!